Amici, buonasera a tutti. In questi giorni abbiamo parlato tanto di quelle che sono state le conseguenze delle politiche di austerity in Grecia. Sapete bene che ho organizzato una manifestazione l'8 settembre, domenica 8 settembre, nei pressi dell'ambasciata greca di Roma, proprio per accendere un riflettore su quelle che sono state le tragiche conseguenze dell'austerity in Grecia e soprattutto su quelli che sono stati i responsabili di quelle misure di austerità che hanno messo in ginocchio un paese. Sapete bene che porteremo, anzi siete tutti invitati, a consegnare 700 rose bianche nei pressi dell'ambasciata greca in onore ed in ricordo dei 700 bambini morti di austerity. Perché sappiamo bene che la rivista scientifica Lancet ha dimostrato, dati alla mano, che c'è stato un aumento vertiginoso della mortalità infantile, addirittura del 45%, in Grecia a causa dei tagli alla sanità e dei tagli alla spesa pubblica imposti, dall'Unione Europea. Quindi c'è stato un calcolo che dimostra che 700 bambini sono morti, in più rispetto ai dati pre-crisi, quindi prima di adottare queste tragiche e assurde misure di austerità. Perché sono tornato sull'argomento con questa diretta? Perché quello che sta accadendo è davvero assurdo. Quando io ho pensato di organizzare questa manifestazione era per accendere un riflettore sui responsabili, ma mai avrei immaginato che ad una settimana da quella manifestazione alcuni dei responsabili delle politiche di austerità in Grecia, per nome e per conto del Fondo Monetario Internazionale, ce li saremmo ritrovati su tutti i media italiani, addirittura nel Toto Ministri come possibili ministri dell'economia in Italia. Ebbene sì, avete capito bene, il nome di Carlo Cottarelli, che è stato il responsabile delle politiche di austerità in Grecia per conto del Fondo Monetario Internazionale, che ha dovuto ammettere di aver sbagliato e di aver esagerato con le politiche di austerità in Grecia, quelle politiche che hanno causato macelleria sociale e hanno fatto raddoppiare il tasso di mortalità infantile e il tasso di suicidi per motivi economici, oggi rischiano di arrivare al governo italiano, al Ministero dell'Economia. E vi dirò di più, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale era Christine Lagarde, che oggi è stata promossa governatore della Banca Centrale Europea. In pratica gestirà la nostra politica monetaria. Ma un altro dei responsabili, ripeto, era Carlo Cottarelli, che è stato proprio uno dei protagonisti di quei moltiplicatori fiscali che sono risultati fallimentari in Grecia per la stessa ammissione del Fondo Monetario Internazionale. E sapete cosa ha scritto Christine Lagarde? Perché sono stati fallimentari questi moltiplicatori fiscali? Non ci crederete mai, ma vi metto la fotografia del report del Fondo Monetario Internazionale nei commenti. Hanno detto di non aver tenuto conto del fattore umano. Non hanno tenuto conto del fattore umano. E questi personaggi, che ripeto, non hanno tenuto conto del fattore umano quando hanno messo in essere dei moltiplicatori fiscali che avrebbero portato a delle tragiche misure di austerity in Grecia, oggi si ritrovano in ruoli ai vertici delle istituzioni europee e rischiamo, a causa di questo governo, dove sta ritornando il partito che è stato il baluardo del cartello finanziario europeo, quello che ha reso possibili le politiche di austerity in tutta Europa e soprattutto in Italia e in Grecia, bene, uno di questi responsabili addirittura lo troviamo su tutti i giornali come possibile ministro dell'economia. Signori, ci stanno circondando, stiamo per fare la fine della Grecia. Io pensavo con la mia manifestazione semplicemente di accendere un riflettore sulla Grecia e sui responsabili di quelle politiche, bene, il riflettore oggi è puntato sull'Italia. Stessi responsabili, stesse politiche,
stesse finalità. Vogliono mettere in ginocchio il nostro paese e se noi continuiamo a restare passivi avremo anche le stesse conseguenze. E vi ripeto quali sono state queste conseguenze: aumento del tasso di mortalità infantile del 45%, perché neanche le donne incinte avevano più diritto alle cure, e in Grecia avevano addirittura creato degli ambulatori popolari come in tempo di guerra. Ora la mia manifestazione, alla luce di tutto ciò, prende una spinta diversa. Ho bisogno del vostro sostegno. Dovete uscire da questo computer, dovete alzarvi dalle sedie e mi dovete raggiungere a Roma, perché non è più soltanto una manifestazione che farebbe onore a tutti in favore dei bambini greci morti di austerity, ma oggi non è altro che uno specchio di quello che sta per accadere nel nostro paese in queste ore. Se davvero si forma questo governo, se davvero arrivano come ministri alcuni dei responsabili delle politiche di austerità in Grecia. Rinnovo l'invito, l'8 settembre alle 12 vi aspetto a Roma nei pressi dell'ambasciata greca. Dobbiamo rompere il silenzio o siamo tutti complici. Si stanno avverando le cose che avevo scritto nel libro La Matrix Europea. Si stanno avverando per nome e per conto di quelle organizzazioni che ho tracciato nella mia denuncia. Dobbiamo rompere il silenzio. Vi aspetto a Roma 8 settembre, domenica alle ore 12. Dobbiamo manifestare in favore, in onore dei bambini greci, in ricordo dei bambini greci e per salvare i nostri figli, per salvare il nostro paese, perché le politiche e i responsabili sono gli stessi e le stesse saranno le conseguenze. Un saluto a tutti.